Bimbe! Ciao! Come state? È tutto il giorno che non ci vediamo, tu tutto il giorno in lezione, tu a fare le tue cose. Ma cosa state mangiando? Il cornetto alla Nutella! Tu no? Ah, fammi vedere. Allora, guardiamo subito la bocca di Anastasia e valutiamo che cosa sta mangiando. Gli indizi. Vediamo. Ma non potete mangiare sempre cose dolci, soprattutto tu, sempre la Nutella. Anastasia, ti verrà il mal di denti, non si possono mangiare. Sì, è verissimo invece, il mal di denti esiste, tu non lo conosci ma esiste. Mi raccomando, appena finite di fare merenda, subito a fare il bagnetto, ok? Ouch. Cosa è successo, Ani? Mi fa male i denti. Mamma! 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 Sì, dimmi, Vane. Ad Anastasia fa male un dente. Hai visto, Anastasia? Te l'avevo detto, non bisogna mangiare sempre la Nutella. Ti fa tanto male il dente? Sì. Bisogna chiamare il dentista, assolutamente. Proviamo a telefonare al dentista per vedere se è disponibile. Lo facciamo venire a casa, va bene? Sì. Ok. Sì, va bene, ciao ciao. Oddio, un'altra chiamata. Sì, salve. Pronto? Sì, buonasera, dentista Vanessa? Sì, sono io. Buonasera, guardi, ho veramente un'urgenza. Ho Anastasia con un fortissimo mal di denti. Tra 5 minuti. Grazie, dottoressa, grazie. L'aspetto, grazie mille. Va bene, ciao. Devo avere ancora un altro cliente. Oh mio Dio, io vado. Caduta bene, vado, ciao. Come stai? Male. Guarda che tra pochi minuti arriva la dentista, Sì. È un po' strana, Ha una voce un po' particolare, sembra Paperino. Però mi hanno detto che è una dentista bravissima. Sì. Senti, amore, andiamo su nel letto, va bene? Sì. Pupushaki. Oh, è già arrivata, Ani. Ascolta, vai su nel letto, che io apro alla dentista, va bene? Oh, buonasera, buonasera, dentista Vanessa, buonasera, grazie per essere venuta così velocemente, perché sì. Ho Anastasia veramente che ha un gran mal di denti. Perfetto. Andiamo da lei? Sì. È pronta? Certo. Sì, sì. Anastasia, è arrivata la dentista? Anastasia, dove sei? Non avere paura, Anastasia, ti farà passare il mal di denti. Dottoressa? Dottoressa, sì? Ha un po' di paura, Anastasia, deve essere molto cauta, ok? Anastasia, stai dormendo? Sì? Anastasia, è arrivata la dentista Vanessa. Buongiorno, dentista. Anastasia, ti dovresti sollevare un attimo, credo. Buongiorno. La facciamo sollevare ad Anastasia. Certo. Dottoressa. Ok, dentista, allora provi a dare un'occhiata al dentino di Anastasia che le fa tanto male. Certo. Cosa mangia la bambina? Purtroppo Anastasia mangia tantissimi dolci, soprattutto dolci. Nutella. Dolci. Come ti chiami? Anastasia. Anastasia. Quanti anni hai, bambina? 5 anni. 5 o 4? 5. 3? 5, già fatto il compleanno. 5. Che sport fai? Se fai uno sport, Vado in piscina e faccio ginnastica a scuola. E vado in piscina a scuola. E gioco pure. Gioco pure con lo scivolo a scuola e fuori, così in freddo verde. Certo, ti capisco. E poi. Scusi, lei, signora. Lei. Ha mai mangiato frutta, verdura? Pochissima, dentista, pochissima. Ha mai avuto male ai denti? No, è la prima volta. La prima volta. Perfetto. Bene. Può fare la firma del genitore, grazie. Oh, perfetto. Allora, iniziamo un po' con calma. Quindi gli fai lo spiegale. Vedi quanti denti? Sì. Tu, da grande, avrai i denti proprio come lui. Vedi che ti dirà tutti bianchi. Ah, scusi signora, devo dirgli un'accusa. Mi dica. La bambina,
questa quiz. Come si chiama? Anastasia? Anastasia. Sempre Anastasia, dentista Vanessa. Ok, perfetto. Sopra lavarsi i denti. Sì. Quando si sveglia, fa colazione. Ma non lo deve dire a me, dottoressa, lo deve dire ad Anastasia. Anastasia, tu, cara bambina, dovrai lavarti i denti quando ti svegli. Quando ti svegli? Dopo colazione. Dopo che giochi. Dopo che pranzi. Dopo che ceni. Sempre. Sì. Allora, perfetto. Hai capito, Anastasia? Sì. E avrai i denti come lui. Oh, sì, ho capito. Certo, ci si vede. Allora, bambina. Ah, che c'è? Vai a... Ah, Ok. Allora, adesso vediamo un po' i denticelli. Vediamo questa dondola. Perfetto. Abbiamo visto che uno denti zenzente. Don Julian. Allora, facciamo questo, vediamo un po', apri la buca. Perfetto. Se vuoi bevi un pochino d'acqua, aspetta che la metto. Acqua qui, no. Anzi sì, era questa, scusate, mi confondo alcune volte. Bevi un pochino. Perfetto, facciamo lì, poi dopo lo facciamo. Allora, qual è il dente che ti fa male? Ti facciamo questo. Questo qui, infatti, che dondola. Ah no, questo, non ho capito. Tutti e due. Tutti e due, ok. Ok. Poi facciamo la Bonjourage. L'anestesia. Vai a. Ok. Ok. Perfetto, adesso i tuoi denti dopo un po'. Sì, 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 sì. Quindi adesso... scusate. Anastasia, dovrai prendere questo medical con... Adesso se hai un cucchiaino in casa, va bene? Ecco, perfetto, grazie. Ecco, adesso ti do due cucchiate di questo sciroppo al latte buono e adesso te lo do proprio questo, così i tuoi denti, visto che in quella cosa che ti ho messo dentro i denti, questo capisce che deve andare in tutta la bocca ovviamente, però soprattutto di più in questi due denti. Poi trapano, vediamo se riusciamo a toglierlo. Aia. Ok. Poi lo mettiamo qui dentro, Faia. Però non credo che riuscirò a toglierlo. Vedi, Faia. No! Infatti, come avevo detto, si muore di caldo. Adesso questa vitamina che si dà una volta, che è questa. Guarda, qua dentro adesso ti do la vitamina. Allora, no, no, non è una vitamina, è come una sabbietta che si mette dietro al dente. Quindi fai a... Ok, fai... Mettiamola anche qui sopra. Ok, adesso... Perfetto. Adesso... Questo è già portato, perdo la mente. Tagliamo i denti. Ops, vai a. Non si può togliere, ma sai cosa ti do? Ti do? Te l'ho dato il sciroppo, eccolo qui. Stavo dimenticando. Allora, questo. E questo. Finito. L'ho finito, non posso più meglio. Si prende con il cucchiaino. E poi questa sostanza è gelatina.
quindi questo, non può andare questo, giù in un sorso. Allora questo è una cosa dove si mette qui di fianco, quindi vai fai a, è meglio prenderlo con il cucchiaino. Allora ok, fai a. Te l'ho strappato. No, scherzo. Allora, ho messo da uno, anche dall'altro. No! Tante gelatine. No, non è, non, questa non è la gelatina. Allora, questo è lo sciroppo che ti ho dato. Queste due sono, non, cioè, si assomigliano molto, quindi non capisci un pochino. Questa è un po' cicciottella. Si mette qua sopra, quindi qui. Ah, in tutti e due i denti che ti fanno male. Questa invece è acqua, quindi si mette dietro al dente. Quindi tieni queste due. Cos'è l'acqua? Questa è la gelatina, questa è l'acqua. Te l'ho appena spiegato, mamma mia. Poi questa è una saponetta molto normale, però in verità guardate è sembra una saponetta. Infatti si mette qua, esce un'aria che non è aria, è acqua, però formato dentro non si vede, però è giallina, chiaro. Ho perso gli sciroppi. Lo so, è gelatina, chiaro, quasi trasparente come l'acqua, però ha dentro una sostanza limone, limoncella. Quindi allora questa invece si mette nel cervello tuo, così almeno passa un po' di fantasia. Gira, scherzo. Questa qui invece si mette il piede. Questa qui invece si mette qua sopra la lingua. Fai ok, perfetto. Spera che anche io come volte. Quella vai. Sì, perfetto, tieni. Te la dovrei mettere nella lingua. Dopo mi dà tutta lì così che è. Perché ce l'ho altre. Allora. Amore, come va? Sta passando il mal di denti? Ti senti meglio? La dentista Vanessa è brava? Sì. Finito! Quindi questo è tuo. Allora, adesso questa è la mia scheda. Allora, sono andata a casa di questa bambina Monella che si chiama Anastasia e gli fa male due denti. Gli fanno male due denti perché mangia dolci. Quindi adesso faccio la mia firma e scriverò per la mamma. Infatti vedete che ho scritto tutto. Dovrà mangiare per 3 giorni verdura e frutta. A colazione tè caldo con biscotti normali. Faccio anche la faccia di Anastasia con una cosa. Perfetto, avete visto? Ho scritto tutto qui, le cose che deve mangiare Anastasia per 2 giorni. Qui ho scritto che sono andata a casa di Anastasia. Scusate, io sono Vanessa. Come ho detto, ho aperto quasi sempre la memoria. Qua ho scritto come si chiama. E ti fanno male due dolci. Avete capito? E questa è per la mamma, di Romina. Grazie dentista. Perfetto, io adesso vado perché ho un altro impegno da fare. E voi volete sapere come si chiama questa bambina che devo andare? Sì. È un bambino, sono due gemelli. Ah. È solo il gemello maschio, perché sono maschio e femmina, che si chiama A King. Sì, e invece la femmina si chiama Roberta. Roberta, ok, allora dentista, la ringrazio. Se Anastasia dovesse avere ancora mal di denti, mi ha lasciato qualcosa per caso da darle o si è già ingerita di tutto? Si è già ingerita di tutto probabilmente. Queste cose infatti me le ha rimesse dentro. Perché io alcune volte non perdo la memoria. Va bene dentista Vanessa, grazie tante per la sua gentilezza. Ok, perfetto, io vado perché intanto l'impegno. Che ore sono? Sono le, fammi vedere, sono le 4:30. Io le 5 devo andare. Quindi io vado, vi saluto, ciao e ciao. Ragazzi, parlo come gay, gente. Salve.
Se il video vi piace, oggi salutiamo Siri, Gaia Longo, Pamela, Lucia e Marua. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Io vado.